Allora. Ok, io ci sono. Ok, vado, inizia diretta. Ok, perfetto. Vedendo l'audio. Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Daniele Salamone e Alessio Evangelisti. Gloria a Dio, nuovamente giunti a una quarta puntata delle Beatitudini. Ancora siamo nel capitolo numero 5. Cari amati, amici, fratelli, tutti quelli che ci seguite, quelli che anche coloro che stanno iniziando adesso, sarebbe bene che andaste a guardare le prime, diciamo, le prime live, in maniera tale che possiate seguire tutto quanto il discorso. Benissimo. Detto questo, io passo la parola al fratello Daniele Salamone che appunto proseguirà con il commento del capitolo 5 che sinceramente, sono sincero, non ricordo il verso dove eravamo arrivati, ma tanto Daniele so che su queste cose è molto molto più preciso di me. A te la parola, fratello. Amen, fratello, pace a te, benvenuto, vedo anch'io a quanti ci stanno ascoltando. Allora, noi siamo giunti nell'ulteriore paragrafo che parte dal versetto 33 del capitolo 5. Quindi ci introduciamo negli ultimi due paragrafi. Il penultimo riguarda le istruzioni sul giuramento, se si può giurare, se non si può giurare, in che modo bisogna esprimersi quando, qualora ci fossero dei giuramenti. E l'ultimo paragrafo, quello un pochino più esteso, quello dedicato, appunto, è più esteso perché ci sarà un motivo, perché è dedicato a un'azione molto difficile, amare i propri nemici. Ecco, Gesù ha voluto spendere qualche parolina in più proprio per darci istruzioni sulle cose più complicate che noi magari, sai, a parole diciamo, quando non subiamo un torto, magari qualcuno subisce un torto, noi siamo molto celeri nel dire ma perdonalo, dai, il Signore ci ha detto di farlo. Poi quando siamo noi in prima persona a subire una determinata circostanza, allora poi l'istruzione che abbiamo dato al nostro fratello ci viene difficile da fare. Ecco, siamo tutti bravi a parlare, ma a fare chi è veramente capace? Ma non è neanche questione di capacità, è una questione di volontà, mi permetto di dire. Stasera affronteremo degli argomenti davvero interessanti, specialmente quello che riguarda appunto l'amore, perché vedremo fra poco che Gesù farà un'affermazione inerente alla legge che sembra non avere riscontro nelle scritture, nemmeno nella tradizione addirittura. Comunque, inoltriamoci nel nostro testo, nella nostra lettura, Matteo 5, dal versetto 33. Gesù esordisce ogni argomento dicendo: avete udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Ora, questo è il paragrafo del giuramento. Gesù sta categoricamente proibendo di giurare? Allora, se Gesù era un osservatore della Torah, la risposta è no. Perché? Perché più volte nella scrittura si invita a fare dei giuramenti in nome di Dio addirittura. Fare dei voti, specialmente nei proverbi, anzi c'è un proverbio che dice: quando fai un voto, pensaci 10 volte prima di farlo, prima che poi tu te ne possa pentire. Ecco, Gesù sta esponendo questa illustrazione sul giuramento alla luce dell'Antico Testamento, perché era la Bibbia che c'era a disposizione ancora alla sua epoca. Quindi, mi permetto di dire, e il fratello Alessio mi corregga se sbaglio, che Gesù non sta categoricamente vietando il giuramento, perché come lui termina le sue parole, il vostro parlare sia sì, no, no, significa, secondo me e secondo quello che capisco dalle scritture,
E se quando fai un giuramento, fai un voto, devi osservare quel voto. Se tu giuri per il sì, se tu dici per quella cosa sì, deve essere sì. Se tu dici per quella cosa che deve essere no, deve essere no. Non devono esserci ripensamenti. Questo perché è importante? Perché un giuramento, oggi si dice lo giuro sui miei figli, lo giuro poi per chi è più furbo, dice lo giuro su mia suocera, ecco. Anticamente il giuramento consisteva nell'invocare il nome di Dio. Quando si faceva un voto, si usava, non si usava, scusatemi il termine, si invocava la presenza di Dio come testimone di questo giuramento. E questo giuramento, che era sempre espresso in nome di Dio, serviva per garantire la veridicità delle proprie affermazioni. Uno che giurava, faceva un giuramento, stava dicendo quello che dico io è vero. Perché quando si giurava falsamente in nome di Dio, allora poi si andava incontro a delle ripercussioni. Tant'è che la Torah ci dice che se fai un giuramento, ma poi per un motivo o per un altro non puoi assolvere il tuo giuramento, allora devi andare a fare il rituale sacrificale che ti scioglie da quel giuramento in modo tale che tu non ci rimetta le penne. Ecco, il sacrificio serve sempre per bypassare una conseguenza a volte anche drammatica. Quindi il carattere di ogni giuramento dovrebbe essere di tale integrità che le parole di chi pronuncia questi giuramenti devono essere credute a prescindere. Però il Signore ci dice anche che specialmente un suo seguace non ha bisogno di giurare per dimostrare la veridicità delle proprie parole, perché un discepolo di Gesù deve dire sempre la verità. Quindi non ha bisogno di giurare. Semmai il giuramento ha questa estrema necessità di esprimerlo, o chi vuole avere un pochino di acqua tirata dal proprio mulino, oppure chi avventatamente e in modo poco ortodosso o in maniera non necessaria menziona il nome di Dio. Quante volte si sente dire anche all'interno della fratellanza: no, è davvero, in verità ti dico, cioè Dio, davanti a Dio te lo dico. Ecco, quando uno dice qualcosa davanti a Dio, Dio è testimone, ecco, quante volte anche tra fratelli si usano espressioni di questo tipo. Ecco, in quel momento si sta giurando in nome di Dio. E il giurare in nome di Dio, nell'antico Israele, era una prassi anche giuridica, perché quando una persona veniva accusata di un qualcosa, doveva giurare in nome di Dio della sua innocenza. E questo lo vediamo in Levitico. Quando una persona veniva portata al tribunale, se quella persona giurava di non aver rubato tale cosa, allora lui veniva immediatamente scagionato, perché ci si fidava della parola di quel giuramento. Ma se poi si scopriva che quel giuramento era stato menzionato falsamente, allora poi quel condannato che era stato scagionato faceva una brutta fine. Quindi mai mettere nella bocca della nostra bocca Dio in maniera inappropriata. Ecco che allora noi ci ricordiamo del famoso comandamento: non nominare il nome del Signore Dio tuo in vano, anche se il comandamento della Torah, nella parola in vano, usa una terminologia molto particolare, perché il concetto di vanità è espressa da una parola diversa da quella usata nei 10 comandamenti. I 10 comandamenti noi abbiamo: non nominare il nome del Signore Dio tuo, la Shav, che ha un significato che adesso vi espongo. Mentre il concetto di vanità è espresso da un'altra parola che incontriamo in Ecclesiaste, Hevel. Quello è il concetto di vanità, Hevel Haevelim, la famosa frase dell'Ecclesiaste: vanità delle vanità, tutto è vanità. Ecco, il concetto che dice Esodo 20, lashav, il verbo lashav implica, era una terminologia molto antica, arcaica, utilizzata in contesti magici e rituali. Cosa ci azzecca ora il contesto magico e rituale? Ve lo dico subito. I 10 comandamenti sono stati dati relativamente immediatamente dopo l'uscita dall'Egitto, quando il popolo israelita era ancora intriso di
cultura, religione, quello che concerneva tutto il mondo egiziano. Quindi i 10 comandamenti e le successive mitzvot servivano per depurare il popolo israelita da tutto il paganesimo che aveva assimilato durante la permanenza in Egitto. Quindi i 10 comandamenti sono delle leggi che tutelano e, come dire, aggiornano, civilizzano gli ebrei secondo un sistema legale, etico, morale e spirituale, secondo il volere di Dio. Ecco perché viene usata questa terminologia, lashav, non nominare il nome del Signore Dio tuo, lashav, perché gli egiziani avevano l'abitudine di menzionare i nomi delle divinità durante i loro rituali sacri, durante i rituali magici e anche durante i rituali di stregoneria, che l'Egitto all'epoca, insieme al popolo babilonese, era la patria della magia, della stregoneria e di tutto ciò che concerne il satanismo a 360 gradi. Quindi Dio sta tutelando il popolo a non nominare, a non azzardarsi di nominare il nome del Signore, non semplicemente in vano, questo è sottinteso, ma di non praticare le stesse usanze egiziane per quanto riguarda i concetti, i contesti magici e rituali. Quindi mai menzionare Dio in questi contesti, non solo mai menzionare Dio in questi contesti, ma mai addentrarsi in questi contesti, perché i 10 comandamenti espongono 10 comandamenti, dai quali possiamo ricavarci anche dei comandamenti impliciti. Ora, il fatto che non bisogna menzionare Dio in contesti magici e rituali, di conseguenza il comandamento ci dice indirettamente che noi non dobbiamo neanche praticare i rituali magici e di stregoneria. Ecco, non nominare Dio, non usare il nome di Dio falsamente, ingiustamente, impropriamente. Ecco che Gesù, per tutelare anche il nome del Padre stesso, espone nel suo sermone di evitare, non tanto come un divieto categorico, ma di evitare di nominare Dio, il nome di Dio, il nome del Signore, piuttosto quando parlate siate coerenti con quello che dite. Se dite una cosa, adoperatevi per quella cosa. Se dite sì, deve essere sì. Se dite no, deve essere no, a tal punto che i giuramenti, come insegna il Levitico, erano talmente vincolanti che addirittura anche l'israelita malvagio che giurava di uccidere il suo prossimo, proprio per aver giurato di dover uccidere il suo prossimo, questo lo dice il Levitico, allora proprio perché ha giurato doveva osservare questo giuramento, altrimenti un suo ripensamento, visto che ci ha messo di mezzo il nome di Dio, avrebbe comportato brutte conseguenze. Ecco come il giuramento è vincolante anche nella bocca dei malvagi che osano menzionare il nome di Dio. Ecco, questo è ho cercato di dare un contesto ampio alle parole di Gesù, perché lui parlava con la cognizione di causa della Torah. Tutto, diciamo, il quadro generale, la cornice su tutto quello che dice è fondato sulla Torah. Non so tu, fratello, se hai qualcosa da aggiungere, se vuoi dare qualche approfondimento, qualche contributo. Stavo facendo delle riflessioni che sinceramente l'ho fatte oggi o poc'anzi per la prima volta in vita mia, e quindi te ne parlo, magari posso avere torto, quindi sinceramente chiedo a te luce sempre, grazie a Dio che ci dà la sapienza. Stavo notando una cosa, faccio la domanda: le leggi Mishpatim, utilizzo questo parlare perché il tuo canale è seguito da persone che conoscono l'ebraico, quindi Mishpatim sono i giudici, ok, che viene da Mishpat, che significa giudicare, sentenziare, decreto, pena, eccetera eccetera eccetera. Le leggi Mishpatim cominciano da Esodo 21, mi pare, dai 10 comandamenti in poi. Sì, no, proprio Mishpatim, c'è la parashat Mishpatim, mi devo ricordare ora dove è collocata. Ah, proprio dal capitolo 20, quindi dal capitolo 20 cominciano.
Quindi nel capitolo 21 siamo in piene leggi mishpatim, in piene leggi giudiciali. Io stavo facendo questa riflessione. Chi erano coloro che avevano il compito di fare da giudici in Israele sotto la legge, il quarto patto, non prima? Erano i sacerdoti e i leviti, correggimi, è così? E basta. Sì, perché loro la insegnavano. E basta. Sì. È corretto. Prima dei giudici, prima dell'avvento dei giudici. No. Sì, i giudici, questi qua, ok. Esatto, verranno dopo. Però prima, erano questi, erano. Poi il giudici, diciamo, lì era un capitolo leggermente diverso. Però diciamo che formalmente erano queste categorie qua. Sì, e non solo. Ah, chi altro? Non solo, perché a parte i sacerdoti e il sommo sacerdote, che era in assenza di Mosè, che poi non c'era più, era l'autorità suprema del popolo, no? Il principe del popolo era il sommo sacerdote. Nella famosa parasha di Jetro, Jetro dà il buon consiglio a Mosè: Mosè, non puoi fare tutto da solo, nomina degli anziani, capi dei decine, cinquantine, centinaia, perché non poteva decidere tutto Mosè. Allorché Mosè nomina questi capi che avrebbero sottoposto a Mosè i casi più difficili, mentre sarebbe stata responsabilità loro, diciamo, gestire le cause, le questioni più semplici. Quindi anche i capi delle varie tribù fungevano da giudici. Qualora questi giudici delle tribù, capi tribù, non riuscivano a risolvere un problema, passavano il testimone all'autorità sempre più elevata, e l'ultimo dei quali sommo. Potevano anche non essere dei leviti, quindi, perché no. Le tribù sono le, diciamo, le 11 tribù, che proprio sono tipo la tribù di Giuda, la tribù di Asher, che non c'entrava niente con i leviti. Quindi in una qualche maniera c'entrava un po' tutto il popolo in questa cosa qua. Sì, perché diciamo che è come se il sommo sacerdote fungeva da presidente della nazione, mentre ogni capo tribù fungeva da sindaco, da capo regione, come questa terminologia moderna, per intenderci, ecco. Ho capito. No, perché poi dopo, siccome poi viene la Chiesa di Gesù Cristo, e la Chiesa di Gesù Cristo funge da tutto. Noi siamo re, noi siamo sacerdoti, ma noi siamo anche giudici, no? Certo. Perché noi abbiamo l'autorità per grazia di giudicare, come scritto, vado a memoria, prima Corinti 14:29, tutto quello che si fa nel seno della Chiesa deve essere giudicato. Quindi, come dire, la Chiesa abbraccia tutto quello che si faceva nell'antico Israele. Questo è molto importante, perché poi ogni singolo elemento della Chiesa, ciascuno secondo la sua responsabilità, dovrà in qualche maniera esercitare un certo giudizio. Anche perché poi qui nel passo, adesso stiamo appena parlando del giuramento, ma poi ci saranno si concretizzeranno nuove situazioni che sarebbe bene sottolinearle in maniera, diciamo, approfondita, tipo occhio per occhio, dente per dente, che viene veramente tergiversato in maniera eclatante, e come la Chiesa di Gesù Cristo si deve comportare in tutte queste cose. Benissimo, quindi, cari amati, noi abbiamo, come ha detto bene il fratello, noi abbiamo il compito, ognuno di noi il compito, ok, di mettere in pratica tutti questi precetti ovunque si trovi. Nella Chiesa certamente ci sono, ognuno ha le sue responsabilità, ma tutti siamo paritetici, e tutti dobbiamo parlare e tutti dobbiamo dire le cose come stanno. Io ho notato una cosa, che quando una persona è, come dire, fuori dal cristianesimo, è tutto un pezzo, un vero uomo, non sta troppo a girare intorno alle situazioni. Quando dice una cosa, il suo sì è sì, e se non gli credi, peggio per te. Non inizia a spergiurare, a fare, a imprecare e a fare,
E questo avviene nel mondo, diciamo, non cristiano. Figuriamoci dentro di noi, in mezzo al popolo di Dio, in mezzo agli unti, di Spirito Santo, coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo, il nostro parlare deve essere sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno. E mi viene in mente quei passi che si trovano in Proverbi, quando Proverbi recita alcune situazioni che apparentemente sembra che non siano collegate, ma in verità poi è tutto collegato. Quando tu vedi che l'empio ammicca con gli occhi, fa delle gesta con le mani, e io queste cose le ho proprio, tutti noi le abbiamo vissute, e chi fa una cosa poi inevitabilmente fa tutto. Allora chi ruba, per esempio, non è che ruba solamente una cosa, ruba tutto. Chi fa un peccato poi fa tutti i peccati. Chi ha una vita di peccato, che inizia a giurare falsamente, poi inizia a ammiccare con gli occhi, inizia a fare segni a destra, segni a sinistra, per indicare determinate situazioni peccaminose, è come un abisso che ne chiama un altro. Il Signore Gesù Cristo si preoccupa molto di questo e dice: il vostro parlare è importante, quello che voi dite è importante. Siate uomini sinceri, siate uomini di amore, perché l'amore, ok, fa sì che tutto il male non si concretizzi, e il vostro parlare sia semplicemente sì sì, no no, perché se tu dici la verità, se tu dici una cosa, quella è, punto. Se poi il prossimo non ti crede, tutto quel formalismo che c'è nella legge di giurare, addirittura Levitico 5, quando il sacerdote ti porterà a fare, io lo chiamo lo scongiuro, che poi è stato quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo, che gli è stata fatta la domanda e lì ha dovuto rispondere per forza e ha risposto, no? Tutte queste cose nel cristianesimo decadono. C'è la semplicità, il parlare sia sì, sì e no, no. Tutto il resto porta al male e viene dal maligno. Ma io mi fermerei qui, fratello. Amen, amen, va bene. Grazie sempre, fratello, per il tuo contributo. Quindi, siccome il fratello per me ha detto quello che c'era da dire, io passerei avanti al nuovo paragrafo. Amare i propri nemici. Ecco, questo è uno dei paragrafi più difficili. Più difficili non tanto da capire, perché chi ha lo Spirito Santo le cose le capisce. E la cosa difficile è mettere in pratica determinate cose. Intanto leggiamo cosa dice il testo. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne due con lui. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Allora, intanto qua vediamo che Gesù esorta il suo uditorio alla generosità, a non rifiutare la persona che chiede aiuto, che vuole qualcosa. Addirittura fa un'affermazione che se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Ma che significa? Chi può essere quella persona che ci costringe a camminare così tanto? Ecco, ho cercato di contestualizzare un pochino queste parole di Gesù e ho compreso, facendo qualche indagine, che effettivamente Gesù stava parlando veramente a tutti i tipi di persone che possiamo immaginare, perché tra i suoi discepoli, questo è già stato detto, tra i suoi discepoli c'erano anche quelli che magari volevano coglierlo in fallo, eccetera, eccetera. Ma c'erano persone anche che lavoravano per conto dei romani. E i romani, specialmente i soldati, quando se la pensavano, costringevano qualcuno a portare dei pesi per un tot di tragitto di strada. Quindi sta parlando Gesù, storicamente parlando e contestualmente parlando, a quelle persone che effettivamente vivevano ogni giorno il supplizio di essere schiavi dei romani. Quindi Gesù non sta dicendo ribellatevi,
sta dicendo: se lui ti costringe a fare un miglio, tu fanne due, sii disposto a farne anche due e vedrai che ti amerà, sottinteso. Perché lo scopo di amare il proprio nemico non è autoinfliggersi, non è un autolesionismo. Se lui ti dà uno schiaffo, tu allora permettigli di darti anche l'altro. Semplicemente Gesù sta insegnando che il porgere l'altra guancia, e già un accenno era stato dato la scorsa volta, il fratello aveva detto qualcosa in merito, indica di rispondere al male con il bene. Ora, qua viene citata la famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ovvero quella, come dire, legge che è, come dire, proporzionata, quella punizione proporzionata al peccato commesso. I farisei insegnavano, abbiamo capito in questi giorni, che insegnavano le scritture in maniera adulterata, in maniera distorta, insabbiavano certe verità per portare avanti le loro ideologie. Ovvero, questa era l'idea che trapelava all'epoca di Gesù. Se qualcuno ti dà un pugno, tu rispondi con un altro pugno. Ma la scrittura non dice solo occhio per occhio e dente per dente nell'Antico Testamento, dice anche contusione per contusione, ferita per ferita, slogatura per slogatura, eccetera, eccetera, vita per vita. Ecco, una persona, quando subiva un torto, aveva il diritto di ricevere un risarcimento in denaro. Non vuol dire che se tu ricevevi, purtroppo ti si veniva cavato l'occhio, tu allora eri autorizzato a cavare l'occhio all'altra persona. No, non era questo il modo di rispondere. Tu venivi, come dire, ti veniva fatta giustizia dal torto subito attraverso il risarcimento del danno che ti sia stato fatto. A una persona che gli cavavano l'occhio, in che modo si risarciva? Con le spese mediche per curare quel male subito. La slogatura la stessa cosa, la ferita la stessa cosa. Mentre quando si parla della vita, allora lì il discorso è un altro. Ora, il porgi l'altra guancia, anzi no, scusate, Gesù sta parlando di non contrastare il malvagio. Gesù non proibisce quindi l'uso della forza da parte dei governi, delle forze dell'ordine o delle forze armate quando si combatte il male, attenzione. Gesù non sta facendo un discorso pacifista in maniera, come dire, assolutista. Piuttosto l'attenzione di Gesù è sulla condotta individuale, come indicato invece dal contrasto del verso precedente, che mostra che sta vietando invece la tendenza umana universale a cercare vendetta personale. Sappiamo che Dio è il nostro vendicatore, noi non dobbiamo vendicarci noi. Perché questo significa mettersi al posto del vendicatore, del nostro vendicatore. Quindi se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, questo raffigura, secondo la terminologia biblica, un tipo di schiaffo a rovescio, dato come un insulto. Questo è lo schiaffo. Perché c'è lo schiaffo dato col palmo della mano e lo schiaffo dato col rovescio della mano. La terminologia usata indica il tipo di schiaffo a rovescio, quel tipo di schiaffo che implicava il dare un'offesa. Quando Gesù veniva schiaffeggiato non era col palmo, era col rovescio, proprio come simbolo d'insulto. Lo scherno, la derisione. Ecco, in base a come tu davi lo schiaffo, lanciavi un messaggio. Infatti la parola percuotere in greco, che mi pare che sia rapizzo, indica proprio lo schiaffeggiare e colpire con la mano aperta, ma non col lato del palmo, ma col lato del rovescio. Quindi già la terminologia ci aiuta a capire anche il senso del tipo di schiaffo di cui si sta parlando in questo contesto. Ora, il porgi l'altra guancia non si dovrebbe intendere come il restituire uno schiaffo offensivo, che potrebbe essere invece, se uno risponde con lo schiaffo, è un'escalation a enfatizzare ulteriormente una rissa. Quindi in caso di aggressione più grave, ovviamente, le parole di Gesù, in caso di situazione più grave, le parole di Gesù non dovrebbero essere prese alla lettera per vietare l'autodifesa, perché uno deve anche tutelarsi quando il semplice schiaffetto o insulto sfocia in una lite, in una rissa più animata. In qualche modo non devi essere come
il materasso del pugile che subisce i colpi inerme senza fare niente. No, non è questo quello che sta insegnando il Signore. Perché, diciamo, a volte, spesso, la mancata resistenza a un attacco violento porta ad abusi ancora più gravi. Quindi attenzione a non estremizzare le parole di Gesù. Mentre agire con amore verso un aggressore spesso include l'adozione di misure per impedirgli ulteriori attacchi. Ecco, noi dobbiamo rispondere alle aggressioni, quando non sono esagerate, con l'amore. Rispondete al male con il bene. E quando uno risponde al male con il bene a una persona, dice la scrittura, tu accenderai sul suo capo dei carboni ardenti, dei tizioni ardenti, non nel senso che gli esploda la testa, attenzione, ma questo è un eufemismo, una terminologia ebraica per farci capire che la persona malvagia che riceve il bene, ne prende atto e lo riconosce, inizierà a riflettere. Quindi anche il nostro modo di rispondere al nostro avversario vale più di quello che noi potremmo dirgli, perché le azioni, la condotta, a volte dà risposte più, grida più forte delle parole della bocca. Quindi l'insegnamento di Gesù deve essere applicato con sapienza alla luce delle scritture correlate che affrontano situazioni simili. Ora, qua la parola, la scrittura parla di malfattore, se non sbaglio. Allora, non contrastare il malvagio, ecco, il malvagio va inteso qua dal punto di vista terminologico con la parola greca, viene usata qui, oneros o poneros. Ora, chi è il malfattore? Secondo le scritture, il malfattore è colui che compie, che cosa? Le malefatte, ovvio. Ma un ebreo che aveva dinanzi un malfattore, aveva dinanzi uno che non osservava la Torah. Il malfattore è l'anarchico, colui che trasgredisce la Torah, colui che trasgredisce i comandamenti, quindi colui che non fa la volontà di Dio. E non stiamo parlando dell'ateo, del non credente, stiamo parlando anche del sedicente credente. Quindi il malvagio, non contrastare il malvagio, significa non contrastare colui che non fa la volontà di Dio. Questa è una terminologia molto forte. Ora, alcune traduzioni, anzi alcuni studiosi, intendono con il con malfattore, il malvagio, proprio come Satana. Addirittura interpretano questa parola, poneros, il malfattore, come se fosse un riferimento al maligno. Ci sono i casi di Matteo 5,37, Matteo 6,13, Matteo 13,19 e Matteo 13,38. Poi io li dico, poi qualcuno che se vuole se li va a consultare con la sua serenità. Quindi ora il discorso di prima del miglio, se qualcuno ti costringe a fare un miglio, è un riferimento, secondo le indagini che ho fatto, che all'epoca del Nuovo Testamento i soldati romani avevano l'autorità di obbligare gli impiegati civili, chiamiamoli così, a trasportare carichi pesanti per loro, per molti, per un lungo tragitto. Quindi Gesù sta parlando a quei poveri operai anche che ogni giorno subivano questi supplizi. Da chi ti chiede e chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Il da chi ti chiede, ovviamente, è un invito ad essere generosi, ma non generosi con il pigro che non vuole fare niente. Chi non vuole lavorare non deve mangiare, dice la scrittura. Chi non vuole, non chi non può lavorare, chi non vuole. Quindi i credenti dovrebbero aiutare coloro che sono veramente bisognosi e quindi costretti a mendicare il pane, ma non sono tenuti a dare stoltamente. Infatti non date le cose sante, le perle, ai porci e ai cani. Quindi il credente non deve dare in automatico a tutti, a prescindere. Siccome sono credente, allora devo essere generoso con tutti, a prescindere. No, perché ci sono quelli che non aspettano altro che ricevere meschinamente, perché non vogliono fare nulla nella vita. Come dice Paolo, chi non vuole lavorare non deve mangiare. Mentre chi è costretto a mendicare, allora quello è il vero bisognoso. Quindi l'accattonaggio
l'elemosina erano anzi molto apprezzati nel mondo antico, perché il bisognoso rientrava in quelle, mi permetto di dire, categorie protette di Dio. Tant'è che la religione pura e senza macchia davanti a Dio era soccorrere la vedova e l'orfano, che queste due categorie di persone rispecchiano le persone veramente bisognose di assistenza. Questa è la religione, fare del bene a chi ha veramente bisogno e non solo ai nostri amati, perché è facile fare del bene, amare quelli che ci amano, ma è più difficile amare quelli che ci odiano, e questo è un insegnamento di Gesù. Ecco, io mi fermerei qua sul versetto 42. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Sì, fratello, a proposito... Mi dilungo, scusami, se mi dilungo troppo tu bloccami, fratello, perché veramente vai avanti, anzi. Se no, tu... siamo uno in spirito, perché prima stavo quasi per bloccarti, poi ho detto vabbè, lo dico dopo, e invece l'hai detto tu quando hai detto te lo dico davanti a Dio. Ma io è una vita che dico, ma scusate, Dio dice no, non giurare, e poi noi evangelici, che fatta la legge e trovato l'inganno, te lo dico davanti a Dio, e qual è la differenza? O dici lo giuro, o dici te lo dico davanti a Dio, ma non è la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora, sì, sì, no, no, è un modo di dire, ovvero è un modo di parlare. Te lo dico davanti a Dio, non è più sì, sì, no, no. Allora, te lo giuro, credimi, è così, è la stessa identica cosa. Quindi, per coloro che non hanno veramente pesato bene le parole del Signore Gesù, è bene riflettere a questo. Inoltre, tu hai detto giustamente che i romani obbligavano le persone, costringendole a portare, diciamo, pesi e quant'altro. Ma questo qui, che giustamente il fratello ha detto sta nella storia, ma sta anche nei Vangeli. Quando noi andiamo in Marco, capitolo 15, verso 21, leggiamo che i romani ingaggiarono a portare la croce di esso un certo passante detto Simon Cireneo. Era questa la prassi dei romani, quello di obbligarti. Quindi questi, diciamo, ebrei di quel tempo, che aspettavano giustamente un messia, ma aspettavano già il messia che doveva venire, diciamo, a regnare fisicamente. Era lì l'errore. Invece loro dovevano aspettare il messia che prima veniva come pecora e dopo per regnare fisicamente sui romani, distruggere i romani, e quindi aspettavano questo messia che sarebbe sorto, avrebbe preso una spada e avrebbe detto: adesso ammazziamo tutti, famo fuori tutti i romani, vi libererò e noi regneremo in pace e per sempre. Invece è venuto il messia e ha detto: sottostate ai romani, perché dicendo quelle parole praticamente sta dicendo: sottostate ai romani. Se un romano ti chiede di fare un miglio, non lo fare fuori, come per esempio Pietro, che andava in giro con la spada e che era uno zelota. Quindi loro non avevano ancora compreso, tutti quanti gli ebrei, quello che realmente doveva venire a fare il Messia per la prima volta, a portare un regno dentro i loro cuori, un regno che non attira gli sguardi, che non si dirà eccolo qui o eccolo là, non è pace, non è vivanda né bevanda e né quant'altro, ma è pace, gioia, amore e letizia dentro i vostri cuori. E non c'è amore più grande che amare il nemico, perché amare le persone che ci amano siamo buoni tutti, ma amare il nemico, quello è difficile e è impossibile umanamente parlando. Ma per l'opera che Dio ha compiuto in noi, allora è possibile solamente. E Gesù, essendo venuto lui a dare se stesso, per chi?
per i suoi nemici. Gesù è morto per il suo popolo, un popolo nemico. Perché lo ha crocifisso? Se non fosse stato nemico non l'avrebbe crocifisso, ma lo ha crocifisso e quindi era il suo popolo nemico. E quindi lui che ha fatto questo ha detto: bene, io ho fatto questo e voi mi avete ammazzato, adesso voi fate la stessa cosa. I veri discepoli di Cristo sono quelli che fanno questo, che amano i loro nemici. Ora però, giustamente, come ha detto il fratello Salamone, noi, scusate la battuta, voi mi conoscete, non portiamo l'orecchino al naso. Come dire, se uno ti percuote sulla guancia, dagli l'altra guancia. Allora, intanto lì, giustamente, ha a che fare con l'offesa, ma anche fisicamente, giustamente, il fratello ha toccato l'autodifesa. E io ne parlo molto dell'autodifesa. Vi insegno una cosa, correggimi se è sbagliato, fratello. Se uno ti dà fisicamente una pizza, cristianamente parlando, non gliene puoi dare un'altra. No, no. Ah, adesso tu mi hai dato una pizza, adesso aspetta che prendo la posizione e te ne do un'altra. Non è cristianesimo. Ma se uno ti inizia a prendere a pizza in faccia e non si ferma più, fermalo immediatamente. Assolutamente, perché questo non vale solamente per le forze dell'ordine che lo devono fare, ma se tu vedi una donna anziana che viene malmenata, tu secondo quello che puoi fare devi agire. Per esempio, nel mio caso, che se vola una pizza me la prendo tutta, però posso strillare, posso suonare il clacson, posso fare una telefonata, posso chiamare le forze dell'ordine, ciascuno secondo la propria possibilità. Chi invece ha una predisposizione fisica ed è capace di intervenire per difendere quella persona, e questo vale anche per l'autodifesa, però si parla di autodifesa. Non ora tu mi hai dato una pizza, io te ne do un'altra. No, ma l'autodifesa, perché proprio il governo del mondo deve reggere sulle leggi mishpatim, cioè sulle leggi dei giudici. Il diluvio è venuto perché i giudici sono venuti meno. I figli di Elohim, i giudici che erano coloro che facevano parte del popolo di Dio, sono venuti meno, e venendo meno i giudici, la cattiveria è salita talmente in alto che la Bibbia utilizza un termine che secondo me va visto non solamente da un punto di vista grammaticale, ma anche da un punto di vista biblico-teologico. E se tu lo guardi sia da un punto di vista biblico che da un punto di vista teologico-scritturale, ti accorgerai che il termine Hamas implica tutti i peccati del mondo, tutta la cattiveria del mondo viene inglobato in questo unico termine, che normalmente si traduce con male. Però se tu ti metti a investigare, non solo linguisticamente, ma anche secondo le scritture, io vedo questo, che questo termine Hamas, praticamente sono venuti meno i giudici, il giudicio, e la cattiveria è praticamente arrivata alle stelle ed è arrivato il diluvio. Infatti, il principio di occhio per occhio, dente per dente, come principio di giurisprudenza biblica, è un principio sobrio, sano, e che anche noi siamo tenuti a osservare, ma nella sua reale essenza. Perché occhio per occhio, dente per dente, significa giudizio equo. Cioè, se io rubo una penna, non mi puoi dare la pena capitale. Ma se io faccio un omicidio, non mi puoi lasciare a fare il pastore, l'evangelista e quant'altro. Mi devi assolutamente intanto destituire. E se io faccio una offesa a un fratello, diciamo, gli rispondo male perché sono nervoso, tu non mi puoi buttare fuori dall'assemblea. Ma se io rinnego il Dio, rinnego tutto, faccio un disastro, tu mi devi buttare fuori dall'assemblea finché non mi ravvedo, ma senza venir meno alla legge dell'amore. Come dire, ok, sei destituito dall'assemblea perché
hai negato tutto e tutto quanto, ma ti continuo ad amare, ti do da mangiare, se hai fame, se ti do cure mediche. Quindi ci sono sempre queste due cose, come dire, torniamo, perché è tutto, torniamo qualche verso indietro, perché il capitolo 5 è senza versi, è tutto un discorso. Sì, la legge dice se una donna commette adulterio, gli sia, cioè, se separatevi, benissimo, questa è la legge, però c'è anche la legge dell'amore, la legge del perdono. Noi eravamo i peggiori adulteri e Dio ci ha perdonato, certamente, ma se questa persona, uomo o donna, non è che fa un adulterio, che è gravissimo, ma non fa altro che fare un adulterio dietro l'altro, non si ravvede, ti mette le mani addosso, ma che aspetti a mandarlo via? Cioè, noi non portiamo l'orecchino al naso. Quindi tutto, cioè, è molto articolato, e man mano che si va avanti nella fede, si cresce insieme al corpo di Cristo, insieme agli anziani, insieme agli altri fratelli che hanno fatto delle esperienze e ti possono dare dei consigli, ok? E comunque non si finirà mai di sbagliare, sia nel prendere decisioni che anche nel dare dei consigli, ma come vedete è molto articolato. Infatti, come principio, occhio per occhio, dente per dente, è un principio sobrio. Cioè, quello che noi giudichiamo nella Chiesa, parliamo di noi, deve essere giudicato con equità. Però teniamo sempre presente che c'è la legge dell'amore e del perdono, senza togliere il fatto che se vanno prese delle decisioni, le decisioni vanno prese. Però qui il Signore Gesù Cristo fa presente che i giudei, praticamente, occhio per occhio, dente per dente, volevano fare la propria vendetta. Come dire, in nome di una legge giusta, io voglio agire in maniera ingiusta. Cioè, fare la propria vendetta. Il senso di occhio per occhio, dente per dente, non è fare la propria vendetta, è fare giustizia. La vendetta è un'altra cosa. E la vendetta non deve esistere nel popolo di Dio, che sia i nostri fratelli dell'Antico Testamento, che sono nostri fratelli con noi, non deve esistere la vendetta, deve esistere la giustizia. Se una cosa va fatta, anche se dolorosa, per giustizia, e va fatta, ma mai per vendetta, assolutamente. Poi prosegue il passo e dice: se qualcuno ti chiede in prestito, daglielo. Certamente, torniamo sempre nella legge dell'amore, perché i giudei, specie al tempo dei re, quando la scemità finiva, che era il settimo anno, gli schiavi dovevano essere liberati, non venivano liberati. Quando c'era il giubileo, che il cinquantesimo anno finiva, sia la scemità che il giubileo, che praticamente chi aveva prestato qualche cosa non era più tenuto a darle, quindi non davano più in prestito in virtù di queste leggi, e tutto questo non deve esistere. Da a chi ti chiede in prestito, quindi non indurire il tuo cuore. Siccome adesso siamo alla fine del settimo anno, tu mi chiedi qualche cosa e io non te lo do, no? Perché non te lo devo dare se effettivamente hai bisogno? Però non porto neanche l'orecchino al naso, ovvero se sei tu il ladrone che vuole rubare a me quando non hai bisogno. Correggimi poi se sbaglio, fratello, mi raccomando. No. Però perché, ecco, poi stasera non sto neanche in forma. Quindi, eccetera, eccetera. Cioè, io mi fermerei qui. Fratello, dimmi tu se ho detto cose, non lo so, forse mi sono spiegato male. No, a proposito del discorso che avevi fatto sulla legge dell'amore, che quando una persona fa qualcosa la si butta fuori dalla chiesa, ma sempre secondo una misura adeguata, diciamo, come dire, proporzionata a quello che ha fatto. Questo non vuol dire che se una persona viene buttata fuori dalla chiesa significa ostracizzarla. Po' come fanno certe congregazioni che, per esempio, c'è il caso che possiamo prendere come esempio biblico del famoso ragazzo che profana il letto di suo padre, va con la moglie del padre e Paolo lo scomunica. Addirittura Paolo dice: mettetelo nelle mani di Satana, addirittura, che non significa lasciatelo in balia dei demoni, ovviamente,
ma in una situazione tale che lui possa riflettere per quello che ha fatto. Quindi in Paolo non c'è stato, perché poi appunto, come dicevo poc'anzi, alcune congregazioni da questo versetto ci ricavano l'ostracismo. Ormai tu non fai più parte dello stato di famiglia, noi ti detestiamo, ormai tu è come se sei morto per noi. Assolutamente, questo qua anzi è un tentativo di fare di osservare la scrittura, ma trasgredendola allo stesso tempo. Ecco che la lettera uccide in questo caso. Perché tu stai praticamente demolendo quella persona nel momento in cui, per esempio, un ex congregazionale decide di abbandonare quella congregazione. Allora i genitori non ti parlano più per tutta la vita, tu sei morto. No, se una persona, il ragazzo di cui si parla nella scrittura, ha fatto qualcosa di grave, ha commesso un incesto all'interno del nucleo familiare, ovviamente, quindi sono serviti dei provvedimenti per allontanare una persona con questa condotta immorale fuori dalla congregazione, non fuori dall'amore della congregazione. Un'uscita geografica, fisica, ma non dal cuore. Certo. Perché è proprio in quel caso che noi dobbiamo esercitare l'amore di una persona che ha bisogno di essere risollevata, non che quando una persona commette un torto grave non devi scavare la fossa e seppellirlo. Tu devi risollevarlo da quella fossa. E purtroppo molti, in tanti, anche io in passato mi sono comportato così, a mia vergogna. E l'esperienza mi ha aiutato a capire poi, alla luce di altre circostanze, che quella pala che usavo per seppellire avrei dovuto usarla per farlo aggrappare. Ecco, gli strumenti vanno saputi usare, come il coltello. Col coltello, come può essere un'arma, come lo puoi usare per spalmare la Nutella. Ecco, tu una pala la puoi usare per scavare, per seppellire una persona, o per piantare un fiore. Ecco, dipende l'uso che fai degli strumenti che tu hai a disposizione. Ecco, non dobbiamo utilizzare gli strumenti che noi abbiamo nelle nostre mani a fin di male, per vendicarci, per farci giustizia da soli, o per condannare il fratello, specialmente se è fratello, ha maggior ragione che lo devi risollevare. Perché la scrittura non dice che se il fratello si comporta male tu non riconoscerlo più come tale, eccetera, eccetera. Tu ce la devi mettere, la buona volontà di risollevarlo, lo dice Ezechiele. Se tu all'empio non lo avvisi e lui muore senza alcun avviso, lui muore per quello che ha fatto, però intanto il suo sangue ricade sulla tua testa perché non l'hai avvisato. Se questo avviene con l'empio, se il sangue dell'empio ricade sulla nostra testa, quanto più il sangue del giusto che non abbiamo risollevato ci inonda, non ci cade sulla testa, ci inonda. Quindi se noi non sappiamo dimostrare l'amore, la legge dell'amore e del perdono con il nostro fratello, non possiamo pretendere di fare altrettanto con chi non è nostro fratello. Sì. Come chi dice io amo Dio, amo Dio, Dio, e poi detesti tuo fratello che ce l'hai vicino. Sì. Ecco, tutto ruota attorno a questa legge dell'amore. E quindi sì, volevo, diciamo, sottoporre all'attenzione tua e di chi ci ascolta la vicenda di questo ragazzo nella Bibbia che subisce diciamo questa scomunica, che non significa ostracismo, no. Però con le finalità di recuperarlo. Certo. Non è che lui è stato abbandonato un po' come il caprone Azazel, vattene via nel deserto, non farti vedere, no. Io penso e spero che quel giovane si sia ravveduto, almeno le intenzioni erano quelle da parte di Paolo. Riportarlo al ravvedimento, a sollevarlo dalla fossa che si era scavato lui stesso. Dobbiamo essere un braccio teso per aiutare il prossimo, il fratello, non per spingerlo. Ecco, noi abbiamo delle mani, possiamo farne un buon uso e un cattivo uso. I figli di Dio sono chiamati a fare buon uso di tutto ciò che sono e degli strumenti che hanno. Facile a dirsi, poi a farsi. Quello è un altro paio di maniche che dipende da persona a persona. E questo ci mette anche dinanzi alla nuda realtà della nostra fede, di chi siamo veramente davanti a Dio e se le nostre parole accompagnano i nostri fatti. Bene, detto questo, io proseguirei la lettura, così terminiamo questo paragrafo e anche il capitolo stesso.
A partire dal verso 43 leggiamo: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non lo fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, questo è un brano che mi piace molto, perché ha fatto rincitrullire molti studiosi per via di una citazione che nella Bibbia, che Gesù fa, ma che nella Bibbia non esiste. Ovvero, ama il tuo prossimo, questo c'è scritto nella Torah. Odia il tuo nemico, nella Bibbia non c'è scritto in un solo versetto, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. Voi avete udito che è stato detto, quindi questa cosa non è ricavabile dalla scrittura, il fatto dell'odiare il suo nemico. Quindi Gesù ovviamente sta parlando di una tradizione orale. E una cosa del genere così esplicita al tempo di Gesù non era presente neanche nella tradizione di scribi e farisei. Quindi da dove ha ricavato Gesù questa informazione, questa tradizione orale? Al solito ho fatto le mie indagini e adesso vi vorrei leggere un testo che vi dirò dopo da dove l'ho ricavato. Ho questo libro qua, non ve lo leggo tutto perché sennò mi annoio, inizio a leggere da qui, che dice: è per amare tutto ciò che lui predilige, per odiare tutto ciò che lui aborre, per stare lontani da ogni male e aderire a tutte le opere buone, per mettere in pratica la vera fede, la giustizia e il diritto nella terra, e non camminare più nell'ostinazione di un cuore colpevole e di occhi lussuriosi, facendo ogni male, eccetera, eccetera. E poi dice ancora: tutti quelli che si offrono volontari a predicare i precetti di Dio affinché si uniscono nel consiglio di Dio e puramente camminano in sua presenza, secondo tutte le cose rivelate nei tempi fissati dei loro testimoni, per amare tutti i figli della luce, ciascuno secondo la sua parte nel piano di Dio, e per odiare tutti i figli delle tenebre. Che cosa ho letto? Ho letto un testo ricavato dalle regole della comunità degli Esseni, un testo di Qumran. Gesù sta rimproverando gli Esseni, perché erano gli unici a quell'epoca a comandare esplicitamente di odiare i figli delle tenebre, i nemici. Quindi anche gli Esseni stavano ascoltando in quel momento Gesù, erano lì. Ecco, vediamo come le identità dei personaggi che ascoltano Gesù si fanno sempre più vivi: scribi, farisei, povere persone che venivano soggiogate dai romani, i discepoli, anche gli Esseni lo stavano ascoltando. Perché non erano solo a Qumran gli Esseni, erano un po' altrove, perché c'erano quelli segregati nel deserto e alcune piccole comunità ancora che gironzolavano tra le varie città della Galilea. Quindi Gesù qua sta denunciando la tradizione perpetrata dagli Esseni. Anziché fare per come dicono loro, piuttosto i vostri amici amateli, benedite coloro che vi maledicono. Sta dicendo l'esatto contrario di quello che insegnavano gli Esseni. Fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. E poi il capitolo termina: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Qua Gesù non sta dicendo di essere figli di Dio, ma di qualcosa di più particolare. I figli del Padre celeste, del quale si sta riferendo Gesù, sono coloro che rispondono alla sua volontà espressa nel ministero di Gesù. Dio mostra grazia e cura per tutte le sue creature, perciò i discepoli di Gesù devono imitare Dio e amare il prossimo e il nemico. Per esempio, siccome Dio è amore, bisogna essere figli dell'amore, quindi figli del Padre Celeste. Giuda viene definito figlio di perdizione, ma perché lui ha fatto qualcosa che ha comportato la sua perdizione. Quindi non è che la perdizione, è come se la perdizione viene in un certo senso personificata, fatta diventare padre di Giuda Iscariota. Qua Gesù sta facendo un discorso
simile, riguardo proprio alla perfezione. Molti credenti dicono, ah, noi non siamo perfetti, possiamo sempre sbagliare, quindi c'è lecito sbagliare. No, perché se dobbiamo cercare la perfezione, non dobbiamo trovare scuse nel giustificare i nostri errori. I nostri errori non vanno giustificati, vanno crocifissi. La scrittura è un riflesso di Dio stesso che ha fatto conoscere la sua volontà e il suo carattere al suo popolo. Ora, siccome i cristiani cercano di vivere, come dire, in conformità alla scrittura, questa conformità altro non è che una ricerca della perfezione del Padre stesso. Ora, questo versetto, questo qua conclusivo, altro non è che il riassunto di tutto questo blocco di informazione che abbiamo ricavato a partire dal versetto 33. Avete udito? Allora, non giurate il falso, non, diciamo, dai l'altra guancia. Ecco, sono tutte azioni legate all'amore, perché sono un riflesso dell'essere figli di un padre che è perfetto. Ecco, qui Gesù, questo versetto ci fornisce quindi la conclusione e il riassunto dei versetti dal 21 al 48, mostrando che tutta la legge e i profeti trovano il loro perfetto compimento nella perfezione del Padre, perché è stato Lui a rivelare la legge ai profeti. E quindi ciò che tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a perseguire. Non dobbiamo avere scuse nel dire, ah, io sono umano, non sono perfetto, posso sbagliare. Questa è un'ovvietà, è ovvia sta cosa. Ma non dobbiamo cullarci dell'essere manchevoli. Noi dobbiamo evitare di esserlo. L'Apostolo Paolo era in lotta con questo. Il bene che voglio fare non lo faccio, ma quello che il male che non voglio fare, quello faccio. Ecco, lui sta affermando che effettivamente la carne è debole, però almeno la buona volontà di ricercare e di raggiungere la perfezione, che la perfezione non significa diventare Dio, non è questo quello che vuole dire la scrittura, è amare. La perfezione si riassume nell'amore. Quindi con questo invito alla perfezione, fa eco alle più comuni affermazioni dell'Antico Testamento, come, ve lo rileggo, voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Qui Gesù sta mettendo nelle orecchie del suo uditorio alcune parti dell'Antico Testamento che si esprimevano in termini molto simili. Siate santi, poiché io sono santo. E qua Gesù sta dicendo, siate perfetti, poiché il Padre vostro celeste è perfetto. Gesù si esprime alla maniera della Torah. Niente di più e niente di meno. Ed è talmente giusto e amorevole che Dio fa piovere tanto sui giusti, tanto sui malvagi. Perché Dio non è un Dio di favoritismi, non è un Dio di parte. Ovviamente magari il giusto, la persona buona, è quella che soffre di più, però la sua ricompensa sarà, diciamo, incalcolabile quando il Signore, quando sarà con il Signore. Questo è quello che ho sentito di dire questa sera, fratello. Sì, io vorrei, però ecco, chiedo che ne pensi. Questo verso qua, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico. Seguendo il discorso filologico, praticamente è il proseguimento di quello che abbiamo letto prima, ovvero occhio per occhio, dente per dente. Quindi siamo nella parte, torniamo sempre lì, dei Mishpatim, quindi Esodo 21, Esodo 22, no? Quindi per risolvere questo grattacapo in maniera teologica nel senso buono del termine, la parola teologia non è da demonizzare, teologia vuol dire studio di Dio, cioè della parola di Dio, però può essere anche una brutta parola. Per risolverlo da un punto di vista teologico, visto che stiamo qui occhio per occhio, dente per dente, quindi Esodo 21, praticamente voi odia il tuo nemico, cioè non odiare il tuo nemico, ma amalo, ovvero chi è il tuo nemico, teologicamente parlando, nel contesto dei Mishpatim? Ah, tu
tutti quelli che adesso verranno e mi faranno un torto, io li denuncerò, perché la legge dice questo, tu mi hai fatto questo, io mi vado al giudice e te la faccio pagare, perché hai fatto questo, sei il mio nemico, poi tu hai fatto quest'altro e io adesso te la farò pagare, eccetera, 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 eccetera. Quando c'è la legge dell'amore, ripeto, ci sono, laddove la giustizia deve essere fatta, sia fatta la giustizia, ma che sia giustizia e non una questione di vendicarsi, e comunque quando è possibile, se ti percuoto su una, se ti percuotono su una guancia, dagli anche l'altra guancia. In questo senso qua ci può stare questo che ho detto secondo te? Sì, perché è tutto legato. Ok, quindi teologicamente parlando il tuo nemico potrebbe essere questo. E perché poi ho preso anche Deuteronomio 7, che è completamente un'altra situazione. Deuteronomio 7:1 dice: quando tu sarai entrato nella terra di Canaan, ci sono queste sette nazioni, le devi distruggere, le devi rasare al suolo, devi ammazzare tutti i piccoli, grandi, bestie, chi più ne ha più ne metta, sono i vostri nemici. Io ho pensato anche a questo. Perché ho pensato a tutto questo? Perché senza nulla, perché noi dobbiamo comprendere che la scrittura non ha mai un solo significato. Io sono pienamente convinto che le cose stanno anche come ha detto il fratello Salamone, perché gli esseni, che oltre al Qumran c'erano altre 4-5 comunità sparse soprattutto al nord, gli esseni erano personaggi un po' particolari, perché con la scusa dell'apostasia nel tempio a sua volta hanno creato la propria apostasia, perché gli esseni sono stati dei grandi apostati, e sottolineo che né il Signore Gesù né Giovanni il Battista sono stati mai esseni, che il Signore è scritto il diavolo. Giovanni il Battista non è mai stato, non so se sei d'accordo, fratello. D'accordissimo. Non parlava niente con gli esseni, attenzione a tutti quelli che vanno dicendo che Giovanni il Battista era esseno. No, il Signore è scritto il diavolo, anzi, dottrina del diavolo ci avevano. Comunque, quindi che qui il Signore Gesù lancia sta frecciatina agli esseni, sono, anche io sono favorevole, però io credo che la scrittura ha molti significati, perché è infinita e non ti dice mai un solo significato, ma non finirai mai di capire tutti i significati che ogni parola ha. Infatti anche quando andiamo a visitare i termini nell'originale rimaniamo colpiti per quanto sono ricchi di insegnamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura mi è piaciuto quel giochetto che tu hai fatto, giochetto nel senso rispettuoso, che hai preso la prima lettera con l'ultima lettera, poi la seconda lettera con l'altra lettera, e hai tirato queste Atbash, il famoso Atbash. La stessa Torah, la prima e l'ultima parola formano la parola Lev, che è cuore, cioè tieni questa parola dentro il tuo cuore, Lev. La prima lettera è Bet e l'ultima lettera è Lamed. Come si scrive cuore? Lev. Quindi la parola deve stare nel tuo cuore. E attenzione, questo è molto biblico. E sai qual è l'ultima lettera della Bibbia? Quindi Apocalisse. Amen. La N. La prima è la B, l'ultima è la N. Che parola è? Come? Ben. L'ultima. Ah, beh. Figlio, wow, ofra. Gloria a Dio. E quindi io stavo pensando, perché a un certo punto il Signore Gesù dice tutte cose che effettivamente stanno nella legge, però lui dice, ma io vi dico, cioè non dice io, secondo me è così, no, ma io vi dico, cioè la parola di Dio dice questo, ma io vi dico, cioè si fa uguale. Ora, per noi è scontato che si fa uguale, perché lui è Dio, lui è la parola, lui è il verbo, ma in quell'epoca vedere un uomo, perché Gesù era un uomo come noi, che diceva ma io vi dico, questi prendono i sanpedrini e te li tirano. Infatti ci hanno provato i sanpedrini, io perché sono romano, le pietre, a qui a Roma abbiamo i sanpedrini, ti tiravano le pietre, i sassi, e ci hanno provato qualche volta a tirargli i sassi e a lapidarlo, ma ovviamente era impossibile farlo finché non giungesse
il suo momento. Quindi io sono andato a cercare di... Voi avete udito che fu detto, ma dove l'hanno detto? L'ho provato a risolvere sia da un punto di vista teologico e sia a vedere se in qualche maniera ci potrebbe entrare Deuteronomio 7, ma ripeto, non ci sono usciti i grandi dotti della storia, io sono piccoletto che non mi posso paragonare a nessuno di loro, però come tutti i figli di Dio anche io ho diritto, anche se piccolino, a dire quello che è. E correggimi se ho detto cose non corrette, fratello. No, figurati. Dimmi tu. No, ci sono d'accordo. Ovviamente l'invito di Dio a sterminare, a fare pulizie etniche di interi popoli, diciamo, può essere tradotto come un odia il tuo nemico, ma non vuol dire allora, odia. Spiega perché li doveva distruggere, perché forse questo video sarà visto da persone non affini, diciamo, alla parola. Le motivazioni sono molte, innanzitutto perché quella terra era destinata ad essere occupata, abitata dai legittimi proprietari che sono i Semiti, gli ebrei della stirpe di Abramo. Ora noi vediamo il popolo israelita come l'usurpatore di quella terra, perché in realtà prima ci abitavano altri popoli ed effettivamente così era, ma io direi che non è così, perché Dio, quando agisce in determinati modi con determinate nazioni, è per punirle. Evidentemente i cananei, i gebusei, che sommariamente chiamiamoli cananei perché tutta la terra era di Canaan, non è perché semplicemente occupavano un posto che non era loro, ma dovevano andare via perché non erano degni di stare in quella terra. E quindi Israele non è che è una nazione che ha rubato un territorio, è una nazione che Dio si è servito come arma per punire quelle nazioni. Così come Dio si è servito di altre nazioni come arma per punire gli ebrei. E Dio si è servito dei babilonesi per punire gli ebrei, i persiani, gli altri popoli, l'Egitto. Ecco, Dio si serve dei popoli, delle nazioni, per fare portare avanti la sua volontà. Quindi, semplicemente, Israele è stata, in quell'epoca storica, l'arma nelle mani di Dio. Ma poi Davide vedeva molto più in là. Quando vide il filisteo Golia, cosa gli disse? Tu vieni con l'armatura, il giavellotto, con i fucili, con i bazooka, con i carri armati. Io vengo col nome di Dio, il nome di Dio. Il nome di Dio era l'arma più potente. Immaginate un ragazzino di nome David, che pascolava pecore, capre, animaletti, presentarsi nel campo di battaglia, magari che faceva puzza di pecora, non si era manco fatto la doccia, si mette davanti a Golia, 7 volte più alto di lui. La prima cosa che dice non è: chi è sto gigante qua? Mamma mia che brutto. No, ha guardato quello che Dio vedeva, l'impurità di quell'uomo. Chi è questo incirconciso? Non chi è questo gigante muscoloso. Ha guardato l'aspetto spirituale. Chi è questo impuro? E quindi poi il Signore diede la forza a Davide di fare quello che faceva. Quindi Davide ha fatto quello che non ha fatto l'esercito israelita. Si è presentato dinanzi al nemico non in nome del proprio esercito, ma nel nome di Dio, l'arma più devastante dell'intero universo. Ed è stato questo approccio che Davide ha avuto nei confronti di Golia ad averlo reso vincitore. Coraggioso, ovviamente, perché era sempre ragazzino, era un fanciullo. Ma in quel momento quelle sue poche parole hanno avuto un valore molto più forte e potente di un intero esercito israelita. Quindi vediamo, Davide l'aveva capito già da allora, che la sua lotta non era contro carne e sangue, ma contro i principati e potestà. Lui ha visto l'impurità, e i demoni sono spiriti impuri. Lui non vedeva Golia, vedeva una lotta contro un nemico spirituale ben al di sopra del semplice nemico carnale, che poi gli ha mozzato la testa, come se fosse burro. Ecco, quindi coloro che cercano di dire che il popolo israeliano
è malvagio perché vuole rubare la terra a certi agli abitanti che ci stavano prima di loro, non è così. Perché chi legge le scritture sa come stanno le cose, storicamente e biblicamente. Quindi Dio non ha detestato, non ha... E poi anche il concetto di odio nella Bibbia non ha il significato che noi attribuiamo alla parola odio, a tal punto che persino i patriarchi odiavano determinati figli e ne amavano altri. Ma l'odio va contestualizzato nel concetto antico, non nel nostro concetto. Quindi quando Dio ordinava stermini, non era perché detestava quei popoli, così per partito preso, ma perché si comportavano male loro agli occhi di Dio. Non è che se il popolo israelita si comportava male, Dio faceva finta di nulla. No, lo castigava. E come se lo castigava? Perché Dio è giusto e quei popoli sono stati spazzati via perché non si sono comportati secondo la volontà di Dio. E Dio non fa distinzioni. Ha sterminato migliaia e migliaia di israeliti come ha fatto sterminare migliaia e migliaia di pagani. Quindi l'amore di Dio, scusate, il famoso odia il tuo nemico, non deve essere visto come un odio riflesso senza alcun motivo, perché c'è sempre una motivazione. A maggior ragione quando si dice sterminate persino i bambini e i lattanti. Guarda che è difficile da digerire certe cose per chi non ha dimestichezza con le scritture, per chi non ha fede. In queste circostanze uno vede Dio malvagio, lo vede malvagio. Invece c'è sempre un motivo. La maggior parte di persone con le quali mi sono interfacciato, specialmente nell'ambito della speculazione, dicono Dio è malvagio, sterminava sempre bambini, ingiustamente, poi si prendeva le donne, chissà cosa ci voleva fare con queste donne. Mentre poi tutto quello che invece di brutto subisce il popolo israelita, nessuno ci fa caso. Nessuno parla mai dei bambini ebrei annegati nel Nilo. Nessuno parla mai di tutto il male che ha subito durante la permanenza in Egitto il popolo israelita. No, si guarda sempre il male che fa Israele, perché c'è un antisemitismo dilagante. Ecco, l'odio, Dio viene visto come uno che odia il nemico, non perché in lui c'è odio, ma perché c'è antisemitismo. E l'antisemitismo ti fa vedere tutta la scrittura distorta, tant'è che molti credenti addirittura hanno detto che il Dio dell'Antico Testamento non è Dio, ma è Satana. Perché Gesù disse, voi adorate, voi, il vostro padre è il diavolo. Quindi di conseguenza qui ci ricavano l'interpretazione che Hashem sarebbe il diavolo. Che Dio è schizofrenico. L'hanno detto in Italia, eh? Anche una persona abbastanza, anche più di una persona abbastanza nota nel nostro ambito italiano, che Dio è schizofrenico. Che l'Antico Testamento è la Bibbia di Satana, addirittura dicono. Perché gli ebrei, per parola di Gesù, sono figli del diavolo. E quindi vediamo come le parole di Gesù vengono storpiate per fargli dire cose che lui non ha mai immaginato, perché stava in diretta, perché avrebbe detto in maniera spudorata che suo padre era Satana. E ci vuole coraggio, perché se Gesù avesse fatto un'affermazione di questa, di suo padre, del Padre Celeste, allora sarebbe stato un peccatore come ognuno di noi. Bene, questa è la mia parentesi sulla spiegazione, diciamo, riguardo all'odio, presunto odio di Dio, perché c'è sempre la finalità di Dio, apparentemente sembra che non è così, ma la finalità delle azioni di Dio è sempre l'amore. E occorre la rivelazione per, come dire, capirlo, non lo studio accademico o mentale basta della scrittura. Sì, io vorrei dire, proprio per concludere, intanto prendere come palla al balzo l'ultima tua affermazione sugli ebrei. Genesi 12:3 dice Dio: io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. E vi voglio raccontare una storia reale che il signor Chavez, ex dittatore, e sottolineo il termine dittatore, del Venezuela, ha detto, e c'è il video, ha maledetto Israele e gli ebrei
dal suo profondo delle viscere, tempo 2 anni è morto con un tumore o cancro nelle viscere. Io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Questo non valeva solo ieri, questo vale sempre, perché Israele è popolo di Dio e lo ha dimostrato Dio quando nel 45 li ha fatti, nel 48, li ha fatti ritornare con legge ONU 181 del 47 nella loro terra. E ci sono promesse di redenzione. Attenzione. E quando io dico che gli ebrei sono popolo di Dio, la gente purtroppo non, scusate come lo dico, ma è vero, non capisce, e dico, ah, stai dicendo che sono salvati. Che c'entra questo? Non sono salvati, ma sono popolo di Dio, che a te piaccia o non piaccia. Anzi, un cristiano nato di nuovo che non ama il popolo ebraico, secondo me non è nato di nuovo, scusate. No, è giù, è coerente, è giusto. No, io lo so, il fratello sa come sono fatto, eppure mi ha invitato, quindi anche qualche sparata posso fare. Detto questo, proprio per chiudere qui, a proposito della della ipotetica cattiveria di Dio, se tu leggi la Bibbia ti spiega tutto. Genesi 15:16, il Signore dice quanto segue, lo dico con parole mie, ma trovate la scrittura, la state vedendo. Io non vi faccio entrare adesso nella terra di Canaan, perché l'iniquità degli Amorrei ancora non è compiuta, quindi non sarebbe giusto nei loro confronti. Ma quando, perché Dio preconosce, non che va a predestinare gli uomini a peccare, preconosce che gli uomini peccheranno, allora dice, quando l'iniquità degli Amorrei sarà compiuta, cioè loro che sacrificano bambini neonati, che li uccidono, perché la vera Canaan, si dice Canaan, tutta Canaan, anche quella è Canaan, la tutta, ma la vera Canaan nel centro era quella fenicia, sì. Era Biblos, era Tiro, e qui entreremo, però sto zitto perché sennò sto video dura 7 ore. Quella chiamata Filistia. La Filistia era quella, e quello era il cuore che poi ha contaminato tutto il resto della Canaan, chiamiamola così, dove in una sera, racconta la storia, venivano sacrificati, sono stati sacrificati 400 neonati, ai Baali. E Dio ha detto, adesso questa è la vostra terra, e voi non entrate qua finché comunque quindi gli ha dato 400 anni, qualcuno ha detto, Dio ha permesso che per 400 anni, perché poi si attaccano a tutto, però vabbè. No, già adesso dobbiamo chiudere il video. No, Dio non è che prendi non il tempo che ti serve, fratello. Prenditi il tempo che ti serve. Che non ha fatto giustizia in quei 400 anni. Non dice questo la scrittura. Però dopo i 400 anni sono entrati e la terra gli è stata tolta e gli è stata data giustamente agli ebrei. E questa terra è degli ebrei, lo era ieri e lo è oggi e lo sarà fin tanto esisterà la prima terra e il primo cielo. Genesi 15:16, amati, prendetela tutta la scrittura. Dio vi benedica, chiudo qui, se no parlo troppo. Amen. No, va bene, io direi di chiudere qua perché abbiamo detto sì, abbastanza. Va bene, sì. Fratello, io come sempre ti ringrazio per la tua anche capacità di sintesi, io mi dilungo forse un po' più di te, non ho il dono della sintesi, tu invece... sei molto, molto esplicativo, molto chiaro, come è noto. Quindi io do l'appuntamento alla prossima volta. A Dio piacendo, noi non pianifichiamo quando, poi in base a come i nostri impegni, i miei compatibilmente a quelli del fratello Alessio, ci organizziamo. Per esempio adesso noi stiamo registrando che sono le 22:30, voi non lo sapete, ma stiamo registrando alle 22:30. Quindi abbiamo un pochino riprogrammato i nostri incontri per dei, diciamo, programmi personali. Va bene, fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la compagnia che ci avete tenuto, per l'ascolto. Al solito, se desiderate mettervi in contatto con noi, potete contattarci tramite email, vi risponderemo quando, diciamo, possiamo farlo materialmente, perché ultimamente gli impegni stanno aumentando, i pensieri, quelli là, non mancano, ovviamente, però... sia fatta la volontà di Dio e ringraziamo il Signore che ci dà la forza
per non arrenderci mai e non demordere. Signore vi benedica. Buonanotte, fratello Alessio. Shalom a te. Shalom, Dio vi benedica tutti quanti e grazie per essere qui. Shalom. Shalom.